lì davanti. Se facciamo un fatto con tutti, vi spiego come sono. Molto figlio. Ciao bella. Entrate poi la... Seguendo un po' l'enciclica del Papa. Iniziamo da qui, in questa prima parte vedete un po' le bellezze della nostra terra. Sono suddivise per Taranto, Lecce e Brindisi. Per Taranto iniziamo proprio dal Mar Piccolo, che tutti dicono inquinato, è inquinato ma nello stesso tempo conserva una vitalità ed è un miracolo perché grazie ai citri, che sono quelle sorgenti di acqua dolce, che creano un ambiente veramente unico. Vedete qua queste foto con dei colori, un ambiente, i biologi dicono è un miracolo perché nonostante tutto l'inquinamento che c'è comunque mantiene una vitalità che è unica. Sapete sono i cavallucci marini e altro. Qui vedete la Pinna Nobilis che era uno dei simboli di Taranto, mi dicevano però che si sta ritornando nei nostri mari. La Pinna Nobilis è uno dei simboli di Taranto, tanto che nel 1700 c'erano dei laboratori dove lavoravano il bisso. Sapete che i filamenti con cui era legata ai fondali, da quei filamenti lavorati si ricavava la seta del mare. Delle stoffe, venivano ricavate delle stoffe molto pregiate, che venivano poi regalate ai principi, ai vescovi. Quindi è uno dei simboli insieme al cavalluccio marino, insieme ai delfini, è uno dei simboli della nostra città di Taranto. Stiamo portando in giro alcune storie, ve ne dico solamente alcune. Una è questa, quella della famiglia di Vincenzo Fornaro, che nel 2008 l'ASL ha costretto ad abbattere 600 pecore, probabilmente molti di voi l'hanno sentita questa storia, 600 pecore perché c'aveva una masseria che è vicino l'Ilva ed erano tutte contaminate, i terreni sono contaminati da diossina, quindi il latte era contaminato da diossina. L'ASL l'ha costretto ad abbattere 600 pecore, ha licenziato 20 persone, la mamma è morta di tumore. Quindi pensate, quest'uomo, questa famiglia che da un giorno all'altro si è trovato senza niente. L'alternativa era abbandonare questa terra.
oppure darsi da fare e ripensare qualcosa che potesse far rivivere lì su quei terreni qualcosa di diverso. E Vincenzo si è dato da fare, un uomo appassionato e amante di questa terra, e io ho detto di qua io non me ne vado, e così ha scoperto in una pianta, la canapa, che ha delle capacità di rigenerare i terreni contaminati, e nello stesso tempo la canapa si usa in mille modi diversi, dall'alimentare al tessile alla bioedilizia, e così si è dato da fare. E un mese fa con un sacco di studenti hanno piantato la canapa sui suoi terreni contaminati, adesso la canapa è cresciuta e sta andando avanti questo progetto, e quindi è diventata una storia di resistenza e rinascita proprio vicino Ilva, di questa masseria, che insomma, è interessante come storia. Qui vedete anche Enza Tomaselli, che è una professoressa che porta in giro i ragazzi per far conoscere e amare tanto questa terra, perché se non si conosce, non si ama, poi si rimane indifferenti, non ci si indigna, si rassegna di fronte alle sofferenze. Ecco perché il percorso inizia da qua, dalla bellezza, perché solamente conoscendo e amando poi ci si può indignare. Quando non conosciamo, non amiamo, non ci indigniamo più. E qui vedete un pezzo di muro. Questo è un muro di una casa fatto in calce e canapa, e sono solo elementi naturali. È la prima casa fatta in calce e canapa, è a Supersano, vicino Otranto, dove una casa è stata realizzata totalmente con canapa e calce, senza cemento. Quindi totalmente naturale. Diceva il proprietario della casa, che la stanno finendo, mancano le finestre, che ci ha già regalato questo muro, diceva: quando entri nella casa senti un profumo di natura, perché e poi contiene, mantiene il fresco l'estate e il caldo, quindi si risparmia anche a livello energetico, e la bioedilizia è un modo nuovo di pensare e di ritornare alle costruzioni come si facevano una volta, ma come dire, che sono rispettose dell'ambiente. Vado veloce, poi magari se qualcuno è interessato si sofferma, vi dico solamente alcune cose. Qui abbiamo un po' di legge. Legge, ecco, abbiamo messo un pezzo dell'enciclica del Papa che parla di ecologia culturale, perché quando parliamo di ecologia a 360 gradi. Dice il Papa, insieme al patrimonio naturale, qui siamo in una meravigliosa città dove vi è un patrimonio storico, artistico e culturale che è minacciato e che quindi va salvaguardato, bisogna integrare la storia, la cultura e l'architettura di un determinato luogo salvaguardandone l'identità originale. Io sto a Taranto, sapete che significa questo della città vecchia, per esempio di Taranto, quello di salvaguardare l'identità e il patrimonio storico e culturale. Questo è anche ecologia. Un'altra storia che portiamo avanti di legge, sicuramente la conoscete, è quella di Renata Ponte. Renata Ponte, esattamente nell'84, a 33 anni, era assessore al comune di Nardò, è stata brutalmente assassinata sotto casa, perché lei aveva scoperto degli illeciti amministrativi, volevano cementificare uno dei posti più belli del Salento, che è il Porto Selvaggio. Se oggi noi possiamo godere di Porto Selvaggio, sapete, la vineta è proprio bellissima, è meravigliosa vineta, e grazie al sacrificio di questa donna. Io sono di Nardò. Esatto, quindi Nardò. Conoscete benissimo, c'è la figlia che porta avanti tutto questo discorso. Ecco, un po' un'altra storia è questo di Renata Ponte, da sempre. Sì. Castiglione d'Otranto, c'è una piccolissima comunità, pochissimi abitanti, che stanno recuperando tutto un patrimonio che era andato perduto. Un patrimonio, quello dei contadini, le pagliare, che sono questi trulli che si trovavano nelle campagne dove i contadini si rifugiavano. Loro hanno ripreso, si sono fatti dare, accomodato l'uso gratuito a tutti quei terreni abbandonati, e gli stanno in estinzione come le giuggiole e altre piante che ormai si stavano perdendo. E c'è tutta una comunità che si è data e si è mossa con questo obiettivo. Brindisi, vi dico solamente questa storia che l'ho scoperta quasi per caso, a Cisternino, i giardini di Pomona. Paolo Belloni, che è un fotografo di
Milano, ad un certo punto non ne può più nella città, lascia la città, viene qui a Cisternino, compra il centro di terreno, Bertulli, e comincia a mettere insieme la biodiversità, cioè tutte quelle piante che si stanno estinguendo. E costituisce il parco del un bacino, come dire, un bacino di. No, i fichi. Ci sono 330 varietà di fichi diversi. Mi ha impressionato perché io ne conoscevo 4-5. Ma l'ho visto 300, sono rimasto. Per dire quante piante che si sono estinte, si stanno perdendo. Sì. È il più grande bacino di fichi del Mediterraneo, eh? E che sa, due passi dalla nostra casa, no? Che è bello sapere. Dopo Sisto. Sì, è vicino, sì. Le giuggiole, insomma. E poi c'è anche qui Libera Terra, la Mesagne, sapete che l'associazione Libera che si occupa di recuperare i terreni confiscati alle mafie, è nata la masseria via la Mesagne, dove sono messi insieme, sono nate delle cooperative di giovani che piantano su quei terreni e vendono i prodotti. Quindi un terreno confiscato alle mani e restituito ai cittadini. Abbiamo messo insieme proprio la biodiversità e la giustizia, perché quando parliamo di ecologia parliamo di come dire, a 360 gradi, il recupero della vita, della bellezza, della giustizia. È un mondo diverso, nuovo, più giusto. Se qui raccontiamo un po' le bellezze, alcune cosette, no? Alcune cosette, alcune storie, di là raccontiamo invece i drammi della nostra terra. Abbiamo quattro pannelli qua, uno sulle malattie, inquinare l'aria, le acque, il suolo e un altro criminale, uccide, ammala e costa. Qua ci sono i dati per Taranto, Brindisi e Lecce. Due settimane fa abbiamo fatto a San Giuseppe di Lecce una conferenza in occasione della mostra con il professor Serravezza, che è un oncologo, presidente della DIL di Lecce, un oncologo che fa un sacco di battaglie, e c'è un paradosso a Lecce, perché mentre a Taranto sappiamo i dati, sappiamo che c'è l'IVA, a Brindisi sappiamo che c'è Cerano, a Lecce non c'è né Cerano, nell'IVA, neppure i morti di tumore sono tantissimi. Allora alcuni sono diverse con cause, i venti, le discariche abusive, sono diverse cause, per cui gli studi che stanno approfondendo questa materia. Il fatto sta che c'è un inquinamento ambientale che colpisce soprattutto i soggetti più deboli, che sono i bambini e gli anziani. Allora, prendersi cura della vita e dell'ambiente significa prendersi cura di chi è più fragile. Sapete, questo dato, ci sono alcuni dati per tanto che fanno un'impressione. La mortalità infantile tra i 0 e i 14 anni, c'è un eccesso di mortalità per tumore che raggiunge il 54%. Quando l'abbiamo portato in giro, il sindaco di Anguria, che è un medico, che diceva sì, ma a livello di media questo significa 2-3 bambini in più. Bambini che muoiono per l'inquinamento non possiamo come se niente fosse, no? Allora ecco, educarsi a guardare e allora anche la morte di un solo bambino è un sistema che non funziona, che è violento. Non possiamo violare né in silenzio né fare niente di niente di quanto cosa. Qui c'è l'Ilva, conoscete tutti, ma questa storia io l'ho scoperta l'anno scorso, Ilva e Vale. Sapete che Ilva con gli indotti ha quanti dipendenti? 15-18.000 dipendenti. Vale è una grandissima multinazionale che ha 212.000 dipendenti. Pensate, è un colosso che lavora soprattutto in Brasile e si occupa dell'estrazione dei minerali. Allora pensate, Vale estrae, ci sono le miniere di ferro, estrae il ferro, hanno costruito una ferrovia lunga 900 km con il treno più lungo del mondo. Pensate, immaginatelo, 330 vagoni, e questo qua, 330 vagoni, ci vuole ore e ore che passa tutto
lo cavano di questo minerale, lo spacca questo treno e questa carreria spacca tutta l'Amazzonia, arriva al porto, caricano il ferro sulle navi e una delle destinazioni è l'Ilva. Che succede però? Che quando questo treno passa e spacca l'Amazzonia, passa, vedete qua mi stai matto? No, passa sulle tribù, sulle tribù indigene che sono nell'Amazzonia. Il minerale di ferro vola sulle case e restituiscono i bambini. E guardate, gli stessi problemi sanitari che c'è nel quartiere Tamburi e Taranto ce l'hanno nell'Amazzonia in Brasile. E c'è l'avvocato che segue, è venuto qui, parlerà di Borsa e Taranto, che è un missionario congoliano che segue le comunità indigene, con l'avvocato che si è messo contro il mare, questo colosso, questa grande multinazionale, e diceva: non avrei mai immaginato che in una città del nord del mondo, come Taranto, ci fossero gli stessi problemi che ci sono nel sud del mondo, nelle comunità indigene abbandonate, quante che sono. E allora ho scritto un libro, Legami di Ferro, si chiama, e c'è un legame tra Taranto e l'Amazzonia. Questo ce lo insegna il Papa, tutto è connesso. Non possiamo dire che non ce ne frega niente, no? Quello che succede a Taranto, quello che succede in un altro posto. Tutto è connesso perché la vita ci riguarda. Qua ci sono alcune foto della centrale di Brindisi, di Cerano, del petrolchimico. Vicino a Brindisi c'è un posto che si chiama Micorosa, che è la più grande discarica abusiva, dove hanno scoperto che hanno scavato per 5 metri, hanno sotterrato dei fanghi tossici dal petrolchimico e ora si sta inquinando la falda qui. Ora, bonificare dei terreni dove si inquina la falda qui non è semplice. A parte che ci vuole milioni e milioni di euro, ma non è semplice bonificare, come si fa a bonificare? Si sta inquinando la falda acquifera e il mare, anche il corso del mare. Guardate che disastri ecologici stanno succedendo. E proprio qui raccontiamo rifiuti, discariche, scarichi, che è uno dei problemi del futuro. Qui portiamo avanti la discarica di Rizzano, la discarica verde, di Rizzano, che è uno studio di abbandono. È un costo di qualificare, un costo enorme, ma c'è anche la volontà, il problema cavallino, a Corigliano, dappertutto. Dappertutto c'è un problema grosso. Ora, cosa significa convertire il nostro stile di vita? Non è che io quando butto il rifiuto, quel rifiuto sparisce. Allora, questo significa avere a cuore il rispetto dell'ambiente e della vita. Quando io butto il rifiuto, quel rifiuto, io a casa non lo butto, no? Perché lo butto? Perché non la considero la mia casa. Ecco perché è importante aiutare le nuove generazioni, perché forse vedete siamo molto meglio. Ma le nuove generazioni è importante educare ad abitare questa casa comune. Perché nella propria casa nessuno butta i rifiuti, non la fai diventare una stazione. Ma con la casa comune la facciamo diventare una stazione. Nell'ultimo pannello raccontiamo la Xenia, ma in realtà non sono presentato un altro, abbiamo scritto a ottobre novembre con alcune associazioni, ma sapete che lo scritto davanti, è venuto la magistratura, quindi andrebbe già scritto. E qui c'è la volta anche dove l'hanno scosso tutti i vescovi del sud Salento, hanno fatto una via crucis dove si sono schierati fortemente contro il trivello. C'è stato il referendum, è andato diventato, ma non è importante. La cosa più importante è aver innescato il dibattito sull'energia. Avremo bisogno di riflettere, convertire il nostro modo di abitare questa casa. Questo è importante. Che non è facile, ma è l'unico modo, no? Per poter poi consegnare un futuro diverso. Quindi bellezze, sofferenze, vi vedete, non abbiamo messi tutti perché è la speranza. Sono i bambini che man mano hanno visitato la mostra, eravamo i bambini che hanno visitato la mostra e hanno scritto il loro cantico. Quindi non abbiamo messi così alcuni. E proprio là dentro non c'entriamo, magari lo visitate dopo, là dentro ci sono le opere d'arte che raccontano un po' il cantico delle creature. E che è questa relazione nuova, relazione sana, purificata, dove Francesco chiamava fratello, sorella, che significa un po' di rispetto, perché se sei mio fratello e mia sorella mi
Questo è il senso. L'ultimo percorso lo trovate. Mica tanto si rispettano. I fratelli e le sorelle. Questo è l'altro problema. E come si fa a modificare tutto quello che abbiamo insegnato? Perché è tanto. Esatto, questa è la domanda che trovo, secondo me. Cosa posso fare io? Vedere raccontato lì, l'ultimo percorso. È un percorso. E per questo abbiamo bisogno di convertire il nostro stile di vita, che significa convertire e relazionarci in modo nuovo con le cose, con gli altri, con Madre Terra e con la mondialità. Lì trovate quattro con suggerimenti molto concreti, pratici, di come convertire praticamente a casa, come usare l'acqua, quando dal consiglio più banale, quando mi lavo i denti, di chiudere l'acqua, al consiglio più grosso che può essere togliere risparmi da banche che non sono con finalità etiche, per esempio, fare la raccolta differenziata. Questo significa convertire il proprio stile di vita, quindi è un percorso per prendersi cura della vita. Questo è un po' in sintesi questi quattro percorsi che ci invitano un po' a riflettere e a, come dire, a abitare la casa comune in un modo. Grazie, se la sassù di più qualcosa. Un saluto a nome della città di Martina, questa bella mostra articolata con queste quattro sezioni molto interessanti, sia per quanto riguarda la rappresentazione di ciò che è bello le tre province di oggi con Salentine e anche per le ferite che questo territorio continua a subire, dove ancora non si riesce a trovare un'armonia tra ambiente e lavoro. E in realtà, diceva lì, ci sono 18.000 lavoratori che lavorano, quindi non è facile chiudere tutto e ricollocare 18.000 persone che hanno bisogno pure mangiare un attimo di più, però è possibile disintossicare il territorio di Taranto. Questa bella azione che voi avete illustrato qui nella masseria Carmine, dove viene piantata la canapa, io ricordo da bambino, perché sono vissuto verso Crispiano, che c'era la coltivazione della canapa, perché era una zona unica. Quindi questo ritornare alle radici e riconvertirsi anche per altri guidi che sono l'essenza economica agricola della Puglia, mi fa molto merito di chiamare comune per comune queste bellezze e anche le sue contraddizioni. Ovviamente apprezzo molto qui la risposta alla domanda che cosa devo fare io in questo momento, e le risposte della signora: curare di più il nostro ambiente, non cercare le carte per terra, non fare la raccolta differenziata dei rifiuti, non gettare la plastica nelle campagne, perché un sacchetto di spazzatura gettato dalla macchina verso il cassonetto è un estate. Per andarlo a raccogliere ci vuole una settimana di tempo e dei soldi. Ecco, se vengono fuori questi stimoli, questa mostra, che sicuramente deve essere visitata dagli studenti, stava qui una mia collega, la professoressa Palmisano, prima della scuola Grassi. Poi gli studenti arriveranno, io ho già scritto alle dirigenti scolastiche informandomi degli orari, perché queste cose le facciamo sì per noi anziani, per noi anziani, però bisogna farlo per i ragazzi, perché devono con i comportamenti virtuosi nostri tentare questa rivoluzione. Quindi complimenti a nome anche del sindaco dell'amministrazione comunale di Martina, perché questa è una bella azione ecologica, mi serve anche per illustrare l'enciclopedia del Papa, la enciclica del Papa, molto bella, ho avuto l'onore di presentarla nella parrocchia del Carmine. Martino è davvero un grande movimento, no? E quindi, come dire, fate una
un'azione pastorale ecologicamente sostenibile. Bene, grazie a tutti quelli che hanno lavorato, all'invito che mi è stato rivolto dal Paolo all'autunno, e speriamo che si raggiunga qualche piccolo risultato, non è che si raggiunga un grande risultato. Noi non possiamo chiudere lì, però il rispetto dell'ambiente ci può essere, la disintossicazione delle terre ci può essere, con gli investimenti dello Stato, la cura dei pulivi e della terra ci può essere, il rispetto del mare ci può essere. Vedo in questi giorni che dei ragazzi a livello di volontariato stanno andando sulle spiagge a raccogliere le buste di plastica, i contenitori di detersivi, no, che vengono lasciati di qua e di là. Organizzare anche queste azioni nel nostro territorio, nei boschi, togliere le gomme che vengono lasciate. L'amministrazione comunale ha bonificato più di 54 siti dove hanno lasciato l'amianto nei pressi dei boschi. Abbiamo vinto vari contributi a livello regionale e 54 siti sono stati bonificati. C'è la gente che ha il pollaio con l'amianto, o la vasca dove conservava l'acqua di amianto, prende l'amianto e lo va a gettare in campagna, lo mette in macchina, si inquina, lo respira e lo va a gettare in campagna. È molto più facile invece chiamare direttamente il comune e dire io devo smaltire questo amianto, se potete fare così, le lavatrici, le lavastoviglie, i frigoriferi, i materassi, no, che vengono lasciati ora in questo periodo, dunque i tratturi, basta chiamare il numero della Trevico, vengono, se lo prendono, invece che ci vogliono quattro persone per mettere una lavastoviglie in macchina, una lavatrice in macchina, caricarla nella macchina, poi scaricarla in un posto vicino a una proprietà privata, magari molto curata, e si ritrova questo frigorifero, questo amianto. A me è successo di persone. Queste cose devono servire a migliorare e anche ad apprezzare la bellezza del creato, no? Il Papa rappresenta molto bene la sua incitudine, anche in questo invito alla ecologia culturale, all'ecologia umana, di cui abbiamo tutti bisogno. Se abbiamo un ambiente pulito, accogliente, la gente sta meglio. Se si vede una strada con le buste di plastica, con i cartoni, ti dà fastidio anche agli occhi. No? Noi dobbiamo migliorarci da questo punto di vista. Io vengo da Milano, dove è stata presentata la 42esima edizione del Festival Valdichia, al piccolo teatro di Paolo Grassi. Ho visto una città dove non c'era nemmeno una cicca di sigarette, perché è pulitissimo. Se invece, come si è andati a Roma, di recente vedo la città tutta sporca, imbrattata, di spazzatura, eccetera. Martina deve migliorarsi da questo punto di vista. Abbiamo un agro grandissimo, di 320 km quadrati, per cui qualcheduno all'angolo dei boschi si diverte a lasciare copertoni, amianto, eccetera. Abbiamo messo le fototrappole, no, per vedere chi è che scarica abusivamente questi rifiuti speciali, sono arrivate le multe, poi protestano perché arrivano le multe, però ci sono i sistemi per tutelare il nostro ambiente, perché poi una busta di spazzatura gettata così sono infezioni, topi, volpi, cani, che portano infezioni a noi stessi, quindi portano malattie per noi, per la natura. Quindi grazie per questa sensibilizzazione. Grazie, grazie di tutto. Micio, lo aggiungo. La professoressa Giovanni XXIII, io ho scritto ai dirigenti per portare i ragazzi in questa parte finale dell'anno a visitare. Noi l'avevamo già invitato, vediamo se come quello dell'assessore sono sollecitato di più da scuola.
stato bello perché questa mostra è stata visitata ovviamente da tantissime scuole. Se i ragazzi possono lasciare i pezzi. Poi io... Le ragazzi che bisogna. Che stamattina hanno partecipato al corso un poster per la pace. Quindi a Palazzo Lucano c'è stato dei cartelli sulla pace. Infatti gli studi comprensivi di Martina, quindi lo stesso sistema secondario. Bene. Grazie di tutto e buona visita. Ciao.
siamo mangiato le cozze là in Svizzera e abbiamo fatto le cozze. Ma per non